E allora, per entrare meglio in questa pubblicazione, do subito la parola a Massimo Naro, che insegna teologia sistematica a Palermo presso la Facoltà Teologica. E i relatori mi hanno chiesto una sobrietà nelle presentazioni, perché sono qui come amici e come momento molto familiare anche questo che viviamo, perché sappiamo il rapporto di affetto che il Padre Sorge ha con la nostra città e la nostra città ha con lui. Sì, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Padre Bartolomeo. Il libro che presentiamo stasera, di cui qui parliamo, è un libro, non so come definirlo, per cominciare direi è un libro denso, articolato, anche composito, perché è costituito almeno da due parti principali che si richiamano e anzi si esigono a vicenda, anche se non risultano mai, come dire, l'una il doppione dell'altra. Potremmo dire che questo libro rappresenta quasi una sorta di dittico, come certe pitture tardo-medievali o del primo Rinascimento, in cui veniva raffigurata per esempio l'Annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria, con l'angelo appunto da una parte e la Madonna dall'altra parte, la promessa da una parte, possiamo dire il sogno di Dio, per un verso, e subito dopo il coerente e conseguente compimento a fronte di questa promessa. Così appunto è il libro che presentiamo stasera, un dittico costituito per un verso da tre sogni di Padre Sorge e per altro verso da sette segni che si sono inverati nella sua vicenda ormai lunga 90 anni. I tre sogni sono la santità, che poi per un prete, per un gesuita come Padre Bartolomeo, semplicemente il vissuto del suo ministero sacerdotale, propriamente questo, il suo ministero sacerdotale. E poi, secondo sogno, la costruzione, come Padre di Nora ricordava poc'anzi, la costruzione della città a misura d'uomo, che Padre Bartolomeo vede delinearsi davanti a sé quando trascorre quegli anni importanti e belli qui a Palermo, e ancora appunto il rinnovamento ecclesiale che Padre Sorge comincia a immaginare all'indomani appunto del Vaticano II, in quei 25 anni che trascorre come prima membro della redazione di Civiltà Cattolica e poi anche come direttore della stessa rivista gesuitica. E questi segni, questi sogni li ricorda nel libro lo stesso Padre Sorge. Cetta De Magistris ha avuto la bella idea di fare della omelia per il 60° della sua ordinazione sacerdotale, che Padre Bartolomeo ha tenuto al Centro San Fedele a Milano nel 2018, come introduzione appunto alla prima parte di questo libro. Dall'altra parte ci sono i sette segni. I sette segni, il libro si intitola Sogni e segni di un cammino. I sette segni rappresentano, potremmo dire, quasi un settenario sorgiano, così si può dire, come c'è un centenario gelasiano, come c'è un settenario, non lo so, un sacramentario gelasiano, un sacramentario veronese. Questo è un sacramentario di Padre Sorge, un settenario di Padre Sorge, e sono il dono della vocazione, di cui Padre Sorge ha una concezione direi di tipo sponsale. Mi piace la pagina in cui dice: la vocazione è come l'innamoramento nei confronti del Signore.
Poi c'è anche il momento del discernimento e della formazione nell'orizzonte di questa chiamata, e come il fidanzamento, e infine c'è la consacrazione totale e definitiva a Dio, e questo è come una sorta di matrimonio. E poi c'è anche un secondo segno, il cambiamento epocale attuale, affollato di segni dei tempi che esigono di essere interpretati, di essere passati sotto il fuoco del discernimento. E ancora la parola di Dio come luce per discernere questi segni dei tempi, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo incontrato personalmente fa capire nelle sue pagine Padre Bartolomeo, non alla maniera degli invasati mistici di qualche religione, no, alla maniera tipicamente cristiana, semplice, sobria, e tuttavia molto reale ed efficace, cioè lo Spirito Santo vissuto in due sporgenze della biografia del resto di ogni credente e di ogni battezzato, cioè il sacramento della confermazione e, nel suo caso, prete, l'ordinazione sacerdotale. E ancora, la preghiera personale, la preghiera cioè del cuore, lì dove il cuore si incontra con il cuore di Dio. Sono delle pagine che mi ricordano l'atteggiamento orante del salmista, quando dice nel Salmo 62: «Oh Dio, tu sei il mio Dio». Non è che nel nostro colloquio col Signore gli diciamo chissà cosa, gli diciamo ciò che il Signore è e dunque ciò che il Signore da sempre sa, però gli diciamo anche qualcosa di molto personale: tu sei il mio Dio. Ecco, questo colloquio o questa preghiera personale come colloquio col Signore. E il sesto segno, l'Eucaristia, per un presbitero, per un sacerdote come Padre Bartolomeo, questo è un centro dell'esistenza. E come ha insegnato il Vaticano II, in realtà per tutti noi è il culmine e la fonte della nostra esperienza credente. E infine il segno della provvidente maternità della Madonna, sempre invocata da Padre Sorge nelle sue pagine come Mater Divine Grazie, e la Madonna, diciamo, patrona dei gesuiti. E questa Madonna che è punto di partenza del racconto che c'è in queste pagine, che si sviluppa in questo libro, punto di partenza e non di meno anche culmine della vicenda di cui è protagonista appunto Padre Bartolomeo. Se questo libro è dunque un dittico composto da sogni per un verso e da segni per altro verso, la prima questione, direi previa, direi preliminare da affrontare per comprenderlo bene, per fruire efficacemente, utilmente del suo messaggio, è stabilire o comunque cercare di comprendere quale sia il suo effettivo genere letterario. E cos'è questo libro? Qual è il suo genere letterario? Direi che si tratta di un libro appunto misto, che salda insieme biografia e autobiografia. La biografia non coincide con l'autobiografia, perché nella biografia colui di cui si parla è l'oggetto di questo discorrere o di questa narrazione, l'oggetto. Già i padri della Chiesa si esercitavano in questo tipo di narrazione, biografavano le personalità spirituali eminenti, i santi, i profeti di un tempo, erano i bioi, anche gli autori antichi, greci e latini, che so, Plutarco, le sue vite parallele e così via. Dall'altra parte l'autobiografia, in cui invece colui di cui si parla è pure colui che parla, non è più un semplice oggetto di discorso, di narrazione, è anche il soggetto che si racconta. E l'autobiografia è, rispetto agli antichi e classici bioi, rispetto alle antiche e classiche biografie, un genere letterario molto più moderno, tipicamente moderno direi,
a cominciare da Cartesio, dal suo cogito ergo sum, dal suo mettersi al centro come io, come soggetto consapevole di se stesso, delle proprie misure, delle proprie aspirazioni, fino a giungere alla tarda modernità, dove questa capacità soggettuale a volte forse può declinare in soggettivismo vero e proprio, che so, in individuismo persino. Penso a Freud, penso a quello che è iniziato con Freud. In realtà l'autobiografia, che è la seconda parte di questo libro, scritta da autobiografia spirituale, diceva che ha introdotto questo momento di riflessione, scritta da padre Bartolomeo Sorge, non scivola affatto nel soggettivismo, perché è piuttosto concepita anch'essa alla maniera classica, direi cristianamente classica, una sorta di confessiones di Agostino, perché lì colui che si racconta non si racconta semplicemente, cioè non racconta se stesso a se stesso, ma racconta se stesso innanzitutto al Signore. Nell'autobiografia come genere letterario moderno, il raccontarsi a volte è molto orizzontale, ci si racconta di fronte a una sorta di specchio, magari quello della coscienza, e poi ci si racconta agli altri esseri umani, e non c'è nessuna verticalità. Forse la forma più corretta, direi, di autobiografia è quella dell'intervista, e difatti padre Bartolomeo nel 1991 si è già raccontato nella forma di una intervista, non a caso il sottotitolo di quel libro del 91 autobiografica si intitolava Uscire dal Tempio. È un correttivo al pericolo del soggettivismo, perché la dialogia con l'intervistatore mette in gioco due voci, due parole, quella di chi interpella e quella di chi risponde e corrisponde. Qui l'autobiografia è invece propriamente in forma colloquiale, verticale, si sta raccontando a qualcuno che davvero sta ad ascoltarlo. Ora vedremo magari a chi, ma la prima pagina, l'incipit, fa di questa autobiografia di padre Sorge una sorta di lettera alla Mater Divine Grazia, appunto, se prendete il libro in mano. In ogni caso, una interlocuzione vera e propria che sottrae questa autobiografia al pericolo del soggettivismo, che le impone la disciplina del confronto con un altro, con qualcun altro, e che innesta perciò l'oggettività dentro l'orizzonte della soggettualità. Devo dire che in realtà questo innesto si realizza già nella prima parte del volume, quella redatta da Cetta De Magistris, perché in realtà è già quella un'autobiografia. Le pagine di Cetta De Magistris che raccontano padre Bartolomeo Sorge sono pagine a loro volta autobiografiche, perché in realtà in esse Cetta De Magistris si racconta, racconta la storia della propria vocazione, nella quale, direi provvidenzialmente, si innesta la presenza e l'amicizia di padre Bartolomeo Sorge. E mentre Cetta racconta il suo personale sogno, racconta appunto anche, o ricorda, i tre sogni di padre Sorge. Cetta si sente coinvolta nella prima parte di questo libro nei sogni di padre Sorge, in particolare in quello del rinnovamento della Chiesa, giacché lei si rende conto che in persona, lei stessa in persona, in qualche misura, il bisogno di monaci nuovi, di monaci della strada, di monaci nel mondo, sono tutte espressioni colte sulle labbra di padre Bartolomeo Sorge, sono espressioni di padre Bartolomeo, che servono per definire l'esperienza religiosa inedita di Casa Bethel qui a Palermo, a cominciare dal cespite di questo nuovo monachesimo che è Citerna, no? La comunità di Citerna, ma che appunto agli occhi o agli orecchi di un lettore come me rievocano anche, riecheggiano
precedenti importanti, che so io, ma proprio importanti, letterari di prima qualità, di primo livello, Dostoevsky e lo Starev Zosima che parla con il giovane Alyosha nei Fratelli Karamazov. I monaci, quando questo stare si dice al giovane Alyosha, vai in mezzo al mondo, non stare qui dentro con noi i monaci, vai in mezzo al mondo, vivi questo nuovo monachesimo per le strade della storia. E peraltro Casa Bethel, a nota certa nelle sue pagine, rappresentò a Palermo per padre Bartolomeo anche una dimensione importante del sogno di costruire una città nuova a misura d'uomo, umanizzata cioè proprio dal rinnovamento monastico. Questo è un innesto bellissimo, il rinnovamento dell'essere cristiani nel mondo in seno alla storia, il rinnovamento del vivere la consacrazione religiosa influisce come quel lievito nascosto, quel pizzico di sale che dà sapore, che propone spessore alla pasta tutta quanta che è la società in cui viviamo, la città in cui abitiamo. Ora, fatta questa premessa, vorrei fare altre tre semplici sottolineature del libro. La prima sottolineatura riguarda il ritratto del gesuita che emerge dal racconto di Cetta e dal raccontarsi di padre Sorge. Per Cetta De Magistris, padre Sorge in persona, è un'espressione sua, il gesuita dei tempi nuovi, è forse il titolo di un paragrafo del libro. Ciò che annota a questo proposito vale certamente per tutti i preti, non solo per i gesuiti. Mi permetto di citare le espressioni scritte da Cetta: perché un prete sia credibile, oggi si esige che comprenda le nuove sfide sociali e culturali, conosca i problemi della gente, li condivida e contribuisca ad affrontarli. Qualcuno ai nostri giorni dice tutto questo con un'immagine, un'espressione velocissima e molto efficace, bisogna che abbia l'odore della gente stessa o del suo gregge, delle sue pecore. Insomma, urge che il prete sia samaritano, capace di scavalcare gli steccati del sacro, soprattutto capace di uscire fuori dalle porte della sagrestia. Non può più essere un prete levita. Qui, in questo profilo di prete gesuita che Cetta ravvisa nella vicenda di padre Bartolomeo Sorge, mi pare riemerga tutta una bella tradizione di rinnovamento dell'essere preti, anche qui in Sicilia. Non so se padre Sorge si può riconoscere, per esempio, nella vicenda di un Don Luigi Sturzo, che nella prima metà del Novecento, ormai un secolo fa, faceva dei ragionamenti molto simili riguardo a se stesso e li faceva ai seminaristi della diocesi di Piazza Armerina, di cui era vescovo suo fratello Monsignor Mario, il quale lo invitava appunto a fare da formatore, da pedagogo ai suoi seminaristi. E quello che diceva ai suoi seminaristi: attenzione, non dovete essere preti soltanto con il collo storto, dovete uscire di sagrestia. E semplicemente riecheggiava la Rerum Novarum di Leone XIII, ma in ogni caso questo voleva dire un prete che incontra gli altri per le strade del mondo. Ciò vale, se vale per tutti i preti, addirittura per i preti di un secolo fa, per Don Luigi Sturzo, vale in particolare per il gesuita e per il gesuita di questi ultimi scorsi decenni, sui quali forse pesa ancora il pregiudizio settecentesco del famigerato gesuitismo. Viene citata la definizione di Jesuit, alla voce Jesuit del dizionario di Oxford, ricordata dallo stesso padre Bartolomeo. Chi è il gesuita secondo la voce Jesuit del dizionario di Oxford? È un uomo falso, doppio, ipocrita, imbroglione. Solo alla fine, ma come accezione che non ha nulla a che fare con tutte queste, e tuttavia che figura come un accidente di corollario lì seminato per caso, membro pure della Compagnia di Gesù. Orbene, membro della Compagnia di Gesù è la vera definizione, per quanto semplice e oggettiva, del gesuita.
Nella vicenda di Padre Sorge la figura tipica del gesuita viene riscattata. In lui obbedienza e libera scelta sono espressioni dello stesso padre Bartolomeo, in lui obbedienza e libera scelta si esigono a vicenda e coincidono. E in questo prete gesuita risalta soprattutto l'indole missionaria. Il gesuita fa notare nelle sue pagine autobiografiche il padre Bartolomeo, a partire già dal fondatore, da Ignazio di Loyola, è un pellegrino. Non per niente la biografia, l'autobiografia, le pagine biografiche che raccontano la vita di Sant'Ignazio ci intitolano, come sappiamo tutti, Racconto di un pellegrino. È dunque uno che è nato, così definisce padre Bartolomeo il gesuita è nato come uomo della strada, uomo in uscita, proiettato nelle trincee sociali, questa è l'espressione di Paolo VI, dove le esigenze più radicali dell'uomo e il messaggio del Vangelo si confrontano serratamente. Per il gesuita la vocazione è difatti un itinerario mai finito, sempre in progress. E per questo l'autobiografia in forma di intervista del 91 si intitola Uscire dal Tempio. L'autoconsapevolezza vocazionale di padre Sorge è tipicamente e classicamente gesuitica, un'altra espressione che sottolineo da queste pagine. Per questo sono divenuto gesuita, per continuare qui sulla terra, nella Chiesa, a dare al Padre la stessa gloria che gli ha dato Gesù. Insomma, qui leggo ignaziana è fin troppo evidente. Tuttavia il padre Sorge, a mio parere, al di là degli stilemi gesuitici classici, emerge anche una consapevolezza nuova, incardinata nella contemporaneità. Una consapevolezza relazionale che induce il gesuita a volgersi, a rivolgersi al diverso, all'altro, a chi, scrive padre Bartolomeo, non la pensa come lui, e quindi lo stimola, sempre parole sue, a non temere di camminare assieme a chi è lontano, né di accompagnarsi a chi imbocca nuove strade. E questa è una reinterpretazione, in realtà sempre in continuità con quel viaggio di pellegrino iniziato nel Cinquecento con Ignazio di Loyola, ma certamente la sensibilità e la maniera di esprimerlo e di testimoniarlo è tipicamente contemporanea. Questo è un passaggio del libro che mi ha ricordato le pagine di Mai senza l'altro di un altro eminente gesuita del Novecento, Michel Desertot. La seconda, ci sarebbe da, non lo so, due righe li posso leggere da questo libro, così per invogliare la lettura di tutti. Il gesuita è chiamato a presentare, sono parole di padre Sorge, la fede in modo nuovo e vivo, di fronte al prevalere della mentalità e della cultura scientista che nega verità e consistenza, tutto ciò che supera i sensi e non è sperimentalmente verificabile, non possiamo usare categorie e linguaggio che appartengono a una cultura che oggi non esiste più e che quindi non è più significativa, non è più comunicativa. Ma non è solo questione di forma, occorre compiere lo sforzo di ricomprendere il contenuto stesso delle verità cristiane prima di riformularle. La sfida è difficile perché bisogna predicare in modo nuovo, mantenendo la fedeltà alla verità del Vangelo, senza tenere nello stesso tempo di lasciar cadere tutto ciò che era espressione di una vecchia cultura e non un punto essenziale della rivelazione cristiana. È una pagina, a mio parere, emblematica, che dice il tenore, che esprime bene il timbro di tutto quanto il libro. Questa paginetta che ho citato mi dà l'abrigo per passare alla seconda sottolineatura, che riguarda appunto quello che nel libro viene chiamato il cambiamento epocale che padre Sorge vede accadere nei suoi 60 anni di sacerdozio e il discernimento dei segni dei tempi che egli ha tentato di realizzare.
discernere i segni dei tempi è innanzitutto un esercizio spirituale, potremmo dire un esercizio pneumatico in senso forte, perché ha a che fare con lo pneuma Dios, con lo Spirito Santo. Discernere e lavorare in collaborazione con lo Spirito Santo. Un discernimento si realizza, dice Padre Bartolomeo, in virtù della grazia, perciò in virtù dello Spirito di Dio, in virtù della grazia, in virtù di una illuminazione donata da Dio, e si realizza alla luce del Vangelo, subluce Evangelii. Colui che legge e interpreta i segni dei tempi deve essere perciò un uditore della parola. Qui l'eco è ancora gesuitica, di un altro gesuita eminente del Novecento, di un teologo, di Karl Rahner, però non so se lui pensava a Karl Rahner. In ogni caso, questo, parola e spirito, sono del resto due dei sette segni di cui scrive in questo libro Padre Bartolomeo, nella sezione che si intitola Dio parla attraverso i segni. In questa sezione lui racconta ciò che gli accade quando viene trasferito da Roma a Palermo. Sono momenti importanti e forse anche drammatici della sua vicenda. Qualcuno parlò di esilio, forse lui stesso ha questa impressione in alcuni momenti, in alcune giornate di quegli anni. E in ogni caso, ricordando quel suo passaggio dalla civiltà cattolica, da Roma in Sicilia a Palermo, ora lui rievoca un passaggio, un brano di Genesi al capitolo 46. Dio chiamò Giacobbe e gli disse: io sono Dio, il Dio di tuo padre, non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te un grande popolo, io scenderò con te in Egitto e ti farò poi tornare. E questo brano del libro del Genesi è quel Vangelo, è quel dissi di Dio, quella promessa, quell'annuncio santo che illumina di senso la vicenda di Padre Bartolomeo e gli dà le chiavi di lettura di questa sua vita. Ecco che cosa mi è successo e che cosa mi sta succedendo. E ci sono tutte le sue tappe principali. Il Dio di tuo padre, ho appreso una cosa straordinaria, io mai l'avrei immaginato. Il Dio di tuo padre, Padre Bartolomeo. Lui dice il Dio di tuo padre non è solo un'espressione biblica antica che indica il Dio dei patriarchi di Israele, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe di fronte a Mosè, è proprio il Dio dei nostri, dei padri di ciascuno di noi, il Dio di mio padre. E lì rievoca come è venuto a sapere, un po' rocambolascamente, di suo padre che era stato novizio gesuita prima della prima guerra mondiale, poi se ne va in trincea e quando torna non decide di non rimanere più nella compagnia, si sposa e c'è lui. E il padre spirituale della madre incoraggia la madre a sposare il padre Bartolomeo, perché dice: senti, ciò che Dio non ha compiuto completamente nel papà di quello che sarà vostro figlio, lo compirà in vostro figlio, certamente. Ecco perché lui dice: questa è una promessa che mi riguarda, riguarda il Dio di mio padre, di mia madre, riguarda me. E poi non temere di scendere in Egitto, si capisce subito, anche noi lo capiamo, lui lo capisce al volo, di scendere nel Nord Africa, cioè in questa nostra Palermo, in questa nostra Sicilia, nell'Egitto, terra vessata da una schiavitù particolare qui anche oggi, oltre che in quegli anni. Io farò di te un grande popolo, scenderò con te in Egitto e ti farò tornare. Lui dice: poi sono tornato effettivamente, sono tornato a Milano a dirigere la rivista dei Gesuiti, Naturalmente Sociale, ma poi soprattutto ad oltranza sono tornato da dove sono partito, novizio, cioè a Gallarate, che ora è l'infermeria dei Gesuiti italiani. Inoltre il discernimento dei segni dei tempi è un esercizio profetico, cioè un esercizio ermeneutico. Il profetismo non è semplice preveggenza riguardo al futuro, ma comprensione profonda e attendibile di quello che accade già.
E secondo Getta De Magistris, Padre Sorge fa un discernimento profetico che talvolta lo pone in anticipo rispetto a tanti altri e perciò pure rischia di renderlo inviso a qualcuno, di dare l'impressione che possa essere pericoloso. Lì ci sono gli anni anche di questo suo trasferimento in Sicilia, eccetera, eccetera. Cose importanti e belle pure da apprendere, che si possono leggere lì nelle pagine di Padre Sorge, che so io, la sua nomina sfumata a patriarca di Venezia, per esempio. Se lo considerano pericoloso, è meglio non lo fare un vescovo pericoloso. Di solito fanno i vescovi che non considerano pericolosi. E quindi, tranne che sbaglino clamorosamente e poi se ne accorgono in corso d'ora. Comunque, questo discernimento è necessario, dice Padre Sorge, e completo, concludo, perché cambiano il mondo e la Chiesa. Sì, se cambiano bisogna sforzarsi di capire in che direzione andare. E qui ci sono pagine bellissime, direi una lezione, un saggio della sua politologia, arte nella quale lui è sempre stato maestro. Non è un libro che parla di politica, è stato ricordato poc'anzi, e tuttavia alcune sporgenze di questa maestria di Padre Sorge si trovano ugualmente. E sono le pagine in cui ragiona sul cambio dalla civiltà industriale a quella post-industriale, dalla civiltà moderna a quella postmoderna, ancora lì eco di autori del Novecento di alta levatura culturale, intellettuale, spirituale. Penso a un saggio del 1950 di Romano Guardini, La fine dell'epoca moderna, in cui Guardini definisce il passaggio alla postmodernità, perché non trova altro termine per dire quello che ancora non conosce, negli stessi termini che usa in questo libro Padre Sorge. Queste sono le parole di Padre Sorge: il cambio di epoca è un momento in cui i modelli di ieri non servono più, i modelli di ieri non servono più e quelli di domani non ci sono ancora. Qui tutto questo saggio di politologia, l'analisi politica tra le teorie della fine della storia e le teorie dello scontro tra le civiltà, sono pagine molto interessanti. Da dove emerge però che la politologia non è soltanto analisi scientifica per un uomo come Bartolomeo Sorge? Certo, è analisi scientifica di una situazione e lui la sa fare benissimo, ma non è solo questo nel suo caso, è anche appunto discernimento dei segni ed è anche visione ecclesiologica, giacché in gioco c'è il cambiamento della Chiesa nel mondo in cui la Chiesa cammina e vive. La politologia è anche una ecclesiologia per Padre Sorge, perché interpreta i cambiamenti della Chiesa in mezzo ai malosi, soprattutto lui dice, della secolarizzazione. E qui ci sono i suoi ricordi riguardo a quella stagione bellissima del primo convegno ecclesiale nazionale, quello che si tenne a Roma nel 1976, di cui Padre Sorge fu protagonista teorico, programmatore, progettatore, nella sua veste di vicepresidente di quel convegno ecclesiale, che si intitolava non a caso Evangelizzazione e promozione umana. Lui nelle pagine di questo libro ricorda il titolo del convegno di Roma del 76 alla sua maniera, che forse era la più corrente, la più pregna di senso: salvezza evangelica e promozione umana. Così lui lo ricorda. Noi lo ricordiamo tutti col titolo Evangelizzazione e promozione umana, ma lui dice salvezza evangelica e promozione umana. È una sfumatura, ma non secondaria, non priva di importanza e di interesse. È una stagione che lui ha ricordato in un suo bel saggio recente su Civiltà Cattolica, uscito soltanto qualche mesetto fa. Terza e ultima telegrafica sottolineatura riguarda la presenza provvidente, direi l'onnipresenza mariana nella vicenda di Padre Sorge, la presenza della Mater Divine Grazie, che ora lui si ritrova a Gallarate, lì dove vive. Mi fa capire questa cosa, che la devozione è una dimensione seria della spiritualità. Io a volte sono tentato di dire: ma
la spiritualità cristiana non può ridursi a devozionismo, e lì forse indovino. A volte penso, sbagliando, non può ridursi a devozione. No, la devozione, leggendo le pagine di Padre Sorge, l'ho appreso bene, la devozione è una dimensione seria della spiritualità cristiana ed è una cifra esistenziale, quasi il sigillo biografico della vicenda di Padre Sorge, che perciò si può considerare come una sorta di vita devota. Possiamo dirlo, Padre Sorge, la sua è stata, così come emerge da questo libro, una vera e propria vita devota, in cui l'incipit è anche il culmine, appunto l'incontro con questa cara Mater Divine Grazie. Così comincia il libro, la premessa, l'introduzione che fa lo stesso, che firma lo stesso Padre Bartolomeo, la pagina 1 del libro è una lettera a questo libro, alla Madonna: cara Mater Divine Grazie. E mi pare una maniera molto bella, ma anche direi geniale, di scrivere una biografia e un'autobiografia.